parleremo del famoso liutaio spagnolo andaluso Antonio de Torres e della ricerca che ho fatto io attorno al suo strumento più misterioso e affascinante, la chitarra con fascio fondo di cartone. La prima domanda che viene a tutti quando ci si imbatte in questo strumento è: ma come suona? Sicuramente non ho iniziato a fare le chitarre di cartone per questo motivo. Nel 2005 Greta forse non era ancora nata. Vediamo che il cartone si è molto deformato nel tempo, però sostanzialmente ha tenuto, è la tavola che ha ceduto. Provo.